so c'è ancora qualche disponibilità qui avanti. Ringrazio il ministro Pichetto Fratin che è qui oggi con noi e che insieme agli altri relatori, alla vigilia ormai dell'apertura della 27ª edizione di Ecomondo, tracceremo anche un po' un quadro dello stato dell'arte, del percorso che il nostro paese insieme all'Unione Europea e anche all'internazionale sta facendo verso la transizione ecologica. Quindi di nuovo grazie al ministro Pichetto Fratin e abbiamo qui con noi oggi Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group S.P.A., Alessandra Stolfi, Global Exhibition Director Green and Technology della divisione appunto Green and Technology di Italian Exhibition Group S.P.A., Fabio Favre, professore ordinario di biotecnologie industriali e ambientali presso la Scuola di Ingegneria dell'Università di Bologna e presidente del Comitato Scientifico di Ecomondo, ed Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Io sono Silvia Brunozzi e oggi avrò il compito di passare la parola in un dialogo che sono sicura sarà molto interessante per tutti noi. Parleremo quindi di transizione ecologica, che è sostanzialmente la sfida del nostro tempo, una sfida che non è solo scientifica, è una sfida anche culturale, è una sfida per l'informazione, è una sfida per le imprese. In Ecomondo tutti questi temi si fanno confronto, approfondimento scientifico, ma anche progettualità per il futuro, ed è per questo che è uno snodo fondamentale per le aziende più innovative del paese e non solo, e che vedono nella transizione ecologica una sfida già accettata e nella quale sono pienamente impegnati. Quindi, Corrado Peraboni, cos'è che rende Ecomondo ancora dopo tanto tempo e sempre più uno snodo fondamentale per le imprese impegnate in questo segmento così importante per l'economia presente e futura, in una logica anche di internazionalizzazione? Ecco, tanto benvenute e benvenuti. Direi che questa manifestazione, che è la più grande che organizza il nostro gruppo a livello internazionale, è probabilmente ha la caratteristica di essere una manifestazione che smentisce molti luoghi comuni. Per esempio smentisce, per i dati che poi vengono forniti annualmente, i luoghi comuni che noi siamo in ritardo nel recepire indicazioni e tappe che ci vengono date dall'Europa. Per esempio sull'economia circolare, grazie anche a provvedimenti risalenti nel tempo, siamo in anticipo sui tempi, sull'agenda dettata da Bruxelles. Smentisce il fatto che raramente riusciamo a fare sistema paese e lo dimostra proprio il percorso di internazionalizzazione di questa manifestazione, che si tiene sicuramente ogni anno nella sua forma principale a Rimini, ma poi si tiene anche a Napoli. E poi si tiene anche in Cina e si tiene anche in Messico, ed è uno sforzo che è congiunto, perché è uno sforzo che noi riusciamo a fare grazie al supporto governativo, delle sue emanazioni, di ICE. È una manifestazione anche che appunto smentisce la crisi di nanismo che tante volte gli organizzatori di fiere italiani hanno e che non riescono ad andare oltre i confini nazionali. Quindi direi che questa edizione in particolare sancirà ancora una volta questo carattere integrale di sforzo collettivo delle associazioni, del mondo scientifico, delle imprese e delle autorità di governo. E questo credo che sia una caratteristica non comune nel nostro paese e soprattutto nel nostro sistema fieristico. Quest'anno poi avremo un focus molto forte concentrato sull'Africa. Avremo la terza edizione di African Green Growth, che è molto coerente anche con le politiche del nostro governo e vedrà tra l'altro arrivare a Rimini delegazioni da oltre 100 paesi e quindi diciamo che è la caratteristica di avere un forte radicamento nazionale, una forte coesione anche con gli orientamenti nazionali e una capacità di espansione internazionale. Credo che siano questi i motivi che hanno fatto sì che, nascendo da una intuizione felicissima 26 anni fa, e non era facile immaginare un percorso del genere, queste siano le caratteristiche che consentono ancora oggi a questa manifestazione di assumere e mantenere questa leadership. Diciamo quindi che Ecomondo è un osservatorio privilegiato su tutto questo fermento, sul grande valore economico, scientifico e di innovazione
che c'è nel nostro paese con uno sguardo internazionale. Quindi volevo chiedere ad Alessandra Astolfi, qual è il quadro che emerge da Ecomondo, che emergerà quest'anno rispetto alle linee anche più avanzate, perché le aziende sappiamo che devono guardare sempre più al futuro per essere efficaci sul mercato. Grazie a tutti, benvenuti anche da parte mia, grazie al Ministro Pichetto Frattin che ci affianca da molti, da alcuni anni. E sì, allora, se dobbiamo valutare lo stato di salute della green economy dal nostro osservatorio, come dicevamo poc'anzi, io noto che c'è una stagione di grande vivacità, siamo continuamente in crescita. Dal 2019, che è stato l'anno, se vogliamo, record, che così era stato denominato, noi oggi possiamo dire di coprire una superficie espositiva che di gran lunga supera, come diceva l'amministratore delegato, tutte le nostre fiere. Abbiamo costruito due nuovi padiglioni proprio per far fronte alla domanda crescente di aziende che vogliono non solo vendere i loro prodotti e le loro soluzioni, ma vogliono proprio raccontare che la sostenibilità è un driver di valore anche proprio nei loro processi produttivi e di vendita, quindi un elemento distintivo di posizionamento della propria realtà produttiva. Questo per noi è importante perché abbiamo fatto un percorso culturale che ha portato le aziende a definirsi proprio come nel loro essere green, nel loro essere green e nel loro anche volersi misurare, perché il tema forte che porteremo nella edizione 2024 sarà proprio anche la misurazione della propria circolarità e la misurazione della propria impronta. Vi voglio dare qualche numero perché i numeri sono sempre belli da sentire e da conoscere. Quest'anno avremo 1622 brand espositori, il 16% proviene dall'estero, quindi c'è stata una crescita anche in termini di superficie occupata da parte delle aziende estere, con 100.000 presenze attese da oltre 100 paesi. È stato fatto un lavoro molto capillare dai nostri 50 regional advisor che sono presenti in tutti i territori più importanti, e avremo una rappresentatività importante da tutti i continenti. Naturalmente, come diceva l'amministratore delegato di IEG, abbiamo concentrato i nostri sforzi in particolare sull'Africa, perché è un continente particolarmente importante sul quale stiamo indirizzando la nostra volontà di scambio di tecnologie, paese ricco di materie prime e forse meno ricco di tecnologie e di soluzioni. Facendo un giro velocissimo nell'ecosistema di Ecomondo, quest'anno partiamo dallo spazio, arriviamo alla terra, ai suoli, alle città, e parleremo di mari e di oceani, quindi di tutto quello che è importante, soprattutto con la chiave dei cambiamenti climatici. Cambiamenti climatici che sono diventati veramente una questione e un problema che riguarda tutti, non c'è nessun paese che è escluso, nessun borgo italiano, nessun territorio nel mondo, e questa resilienza è fondamentale per poter prepararci e adattarci a un percorso che dobbiamo assolutamente arrestare. Quindi nei padiglioni di Ecomondo abbiamo sviluppato, partendo appunto dallo spazio, un distretto che lo chiamiamo Earth Observation, quindi dai satelliti, dai dati satellitari, svilupperemo quelli che sono, lavoreremo attraverso i big data per progettare appunto città più resilienti e per applicare questi dati anche alla previsione in agricoltura, alla previsione città che siano in grado di strutturarsi per questi fenomeni estremi. E via via andando avanti nel racconto, uno dei settori che quest'anno ha risposto in modo più forte è stato l'acqua, il water cycle. È cresciuto di quasi 100 imprese rispetto all'anno scorso, con un tasso di una percentuale molto alta di estero, proprio perché, come sapete, siccità e alluvioni vanno un po' di pari passo, sono la faccia purtroppo della stessa medaglia. Quindi noi presenteremo in fiera tante innovazioni che riguardano proprio la depurazione dell'acqua, ma soprattutto il riuso delle acque per usi agricoli e usi civili. Quindi un grande spazio dedicato a questo,
tanti dibattiti e contenuti di cui parleremo, e andando avanti da questo punto di vista parleremo anche di distretti, in particolare quelli su cui ci concentreremo è il distretto tessile. Il tessile, come sapete, è un grande tema del presente. I target che dovremo sviluppare per raggiungere un riciclo più alto sono importanti, e noi avremo all'interno di questo distretto tutto quello che serve per raccontare come soddisfare anche una richiesta da parte dei consumatori che è molto cambiata. Cioè, il consumatore è attentissimo a quello che compra, a quello che usa, come lo usa, e quindi l'industria, attraverso anche l'eco design, è attenta a cicli produttivi più sensibili, a ragionare in un'ottica di economia circolare. Sì, perché l'economia circolare, secondo un'indagine che abbiamo fatto insieme al CEN, è comunque stata adottata dal 65% di piccole e medie imprese. Quindi in realtà le piccole e medie imprese stanno lavorando molto in questo senso, perché è un beneficio a medio termine anche in termini di costi e di efficienza. Quindi non è un costo e basta, ma viene visto come un investimento perché i propri prodotti siano effettivamente più sostenibili. Quindi tutto questo lo racconteremo anche, e andando avanti nel tema dell'agricoltura 4.0 avremo un grande focus sui suoli e sulla biodiversità dei suoli, sull'importanza di rigenerare il suolo e di non consumarlo, e collegato a questo c'è anche il tema delle città, quindi città che diventano veramente degli avamposti, dei territori importantissimi per anche, li abbiamo chiamate biocittà, proprio città che diventano polmoni verdi, città che diventano un connubio per la salute del cittadino, e presenteremo proprio delle innovazioni in questo senso. Ci sarà una presenza altissima di sindaci che provengono non solo dall'Italia ma anche da tutto il mondo, e delegazioni, come dicevamo prima, ricordavamo prima, di tante ambasciate, ne abbiamo contate 20, che saranno presenti in delegazione, quindi con un forte interesse verso il nostro paese e le nostre tecnologie, perché sì, appunto, il nostro paese, e quando andiamo all'estero, è un paese considerato molto virtuoso, e ci vengono richiesti i nostri modelli anche di normativa. C'è una grande curiosità nel poter anche, chiamiamolo, naturalizzare questi modelli nei paesi dove andiamo ad esportare i nostri, a portare business per le nostre imprese. Quindi diciamo che tutto questo poi si conclude in un altro importante settore, che è quello dell'urban mining. Le nostre città sono anche miniere preziose. E sappiamo la carenza di questi materiali critici, che sono anche definiti strategici proprio perché servono per produrre e per effettivamente attuare la transizione ecologica ed energetica. Pensate alle paleoliche, ai pannelli fotovoltaici, alle batterie, a tutti quelli che sono i nostri beni attuali. Quindi noi dobbiamo assolutamente aumentare i tassi di recupero e di riciclo, e avremo proprio un percorso molto forte quest'anno legato anche a questi materiali. Di cose ce ne sarebbero tante altre. E voglio concludere con il tema dei giovani, dei green jobs, che, come sapete, è uno dei nostri temi a cui abbiamo, come dire, dedicato anche tempo e attenzione. E mettere in comunicazione le nuove professioni con le richieste delle imprese, che sono crescenti, quasi il 42% delle imprese oggi chiede una figura professionale che abbia una conoscenza dei temi della sostenibilità e dell'economia circolare. Quindi c'è proprio un'evoluzione anche di alcune lauree universitarie. Quindi noi vogliamo anche favorire proprio l'incontro tra domande e offerta all'interno della nostra grande piattaforma. E poi premi, premiamo l'innovazione, perché, come sapete, l'innovazione è il fulcro di una fiera, e quest'anno abbiamo ricevuto 140 richieste di start-up, 140 provenienti da vari settori, e ne premieremo una ventina, ne ospiteremo una ventina, ma è una grande ricchezza che tra l'altro vorremmo coltivare anche con un evento sull'Innovation Day che faremo nei prossimi mesi. Quindi questo a dire che c'è comunque un impulso all'innovazione molto molto forte.
E tutto questo è stato possibile grazie a una sinergia tra la politica e l'industria, le imprese, la ricerca, a cui poi passerò presto la parola al professor Fava, e tutte quelle che sono le associazioni di categoria, le associazioni che insieme a noi compongono questo grande ecosistema, perché, come ricordavamo prima, questo settore ha bisogno di assolutamente di alleanze, ha bisogno di presentarsi compatto, e noi svolgiamo questo ruolo di tenere insieme il più possibile, insomma, di valorizzare le identità di ciascuno. Quindi, rispetto ai contenuti di cui non ho parlato, ma che sono l'altra leva fondamentale di Ecomondo, perché Ecomondo nasce come fiera di comunicazione, ma come fiera di conoscenza, non dimentichiamolo mai, perché secondo me questo è un elemento distintivo che non abbiamo mai voluto perdere, quindi la conoscenza e la divulgazione di una conoscenza corretta. E quindi, tra i numeri che non ho citato, per passare poi la parola a chi mi verrà dopo di me, abbiamo circa 221 convegni organizzati in 4 giornate, non perché siamo bulimici e perché, come dire, non ci accontentiamo di, ma perché abbiamo continue richieste, e se vi dico quanti ne abbiamo tenuti fuori, forse il doppio, non ci credete. Quindi 221 convegni, di cui 25 sono proprio dedicati alla popolazione, alle delegazioni internazionali, quindi sono stati proprio pensati e progettati in un pool di esperti di 80, che sono i nostri membri del comitato scientifico, che sono oltre 80, che lavorano costantemente tutto l'anno per mettere a fuoco le linee guida della manifestazione. Quindi un ringraziamento particolare a tutte le associazioni, che naturalmente non cito perché sono troppe, e solo quelle internazionali sono 72, quindi nonostante abbia una buona memoria potrei sicuramente perdere per strada qualcosa. Grazie a tutti dell'attenzione. E come più volte sottolineato, le parole innovazioni, ricerca scientifica, conoscenza, informazione sono una forte connotazione di Ecomondo, che lo mettono in connessione con i più autorevoli enti della normazione e della ricerca a livello internazionale. Appunto, professor Fava, lasciandole la parola, qual è il ruolo del CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, e quali sono gli indirizzi che emergeranno da Ecomondo 2024? Grazie innanzitutto, signor Ministro, autorità, signore e signori, buongiorno a tutti voi anche da parte mia. Grazie per l'introduzione, grazie in particolar modo per i due interventi che mi hanno preceduto. E cerco di integrare e rispondere alla domanda. In effetti Ecomondo è particolarissima, mi ha sempre affascinato da professore universitario, perché c'è una grandissima attenzione, come è stato detto, alla conoscenza, all'innovazione, all'uso attento dei dati, delle informazioni, perché senza questo approccio anche le tecnologie che sviluppiamo non sono robuste, non sono quelle che dovrebbero essere. E c'è da sempre questo comitato scientifico nutrito, ma a mio avviso anche di alta qualità, e nazionale e internazionale, con FAO, OCSE, agenzie europee varie, la Commissione in diversi direttorati, sono con noi. E lo scopo è nostro primo è di mettere a punto ogni anno, disegnare 60-70 eventi, poi implementarli al meglio, che siano di indirizzo, che possono essere di indirizzo per la nutrita comunità pubblico-privata che frequenta Ecomondo internazionale. I nostri eventi sono diretti a presentare, per esempio, le migliori innovazioni industriali, a creare nuovi partnership tra gli attori presenti, le nuove normative, molte che vengono da Bruxelles, qui ci sono referenti del nostro Ministero e sanno quanto arrivano velocemente e complesse da metabolizzare, vengono discusse, messe a disposizione. Le nuove priorità di ricerca e innovazione, i nuovi act che arriveranno anche adesso con il nuovo Parlamento, la creazione di start-up, cellule dinamiche per la nostra innovazione, come è stato detto, c'è una grandissima attenzione a questo. E poi i finanziamenti, perché dobbiamo ridurre il rischio degli investimenti sull'innovazione, quindi servono i finanziamenti nazionali, europei, pubblici, privati, anche di questo si parla, e l'internazionalizzazione.
da sempre l'Europa è con noi, ma da sempre, quest'anno più del passato, come è stato detto, ci sarà il Mediterraneo e l'Africa, anche perché abbiamo un piano Mattei che dobbiamo implementare insieme, abbiamo anche un evento dedicato che abbiamo messo a punto insieme al Ministero, che è qui rappresentato dal nostro Ministro. E poi, come è stato detto, per me è nel mio cuore formazione tradizionale, tecnica, ma anche quella universitaria, e poi c'è l'upskilling, reskilling, questioni cruciali. Stiamo andando verso l'adozione dell'intelligenza artificiale con una velocità enorme, occorre che chi è sul campo abbia la possibilità di crescere da questo punto di vista. E la comunicazione, con il coinvolgimento dei giovani, con il coinvolgimento dei cittadini. Il venerdì è sempre il giorno dedicato, aperto alle scuole, aperto all'università, più degli altri giorni. E abbiamo eventi dedicati, anche quest'anno probabilmente con i nostri ministri che saranno presenti, ministri naturalmente di competenza per la formazione. Bene, insomma, in sostanza con il Comitato Scientifico cerca di fornire quegli ingredienti abilitanti, se mi consentite l'uso di questi termini, che possono consentire a quelle tante aziende che sono lì, avrete visto gli stand, queste vetrine belle, colorate, affollate, perché possono continuare ad essere lì, ma soprattutto a crescere nel verso giusto. Servono questi ingredienti per poterlo fare. Velocemente, gli eventi sono tanti, quelli che ha montato il Comitato Scientifico sono 65-70 circa, sono in due grandi gruppi. C'è un primo gruppo di eventi dedicato a ridurre la pressione antropica industriale sull'ambiente, quindi ridurre l'uso di materie prime, l'estrazione da una parte, ridurre le emissioni, la produzione di effluenti, di rifiuti inquinanti, impattanti sull'ambiente. E queste sono priorità che nel G7 del nostro ministro qui sono in prima fila, ma sono ovviamente del Green Deal che conosciamo, che sarà mantenuto da quello che riesco a capire, saranno contenute nella Circular Economy Act che è stata annunciata. Quindi è un'area su cui dobbiamo continuare a insistere, è stato detto, siamo già forti, dobbiamo continuare a insistere perché c'è bisogno, non c'è alternativa, non è solo di moda, ma non c'è, è proprio quello che dobbiamo fare. E quindi, insomma, avremo eventi sulla produzione e uso di energia pulita e rinnovabile, l'efficientamento del patrimonio edilizio, la sostenibilità anche nei trasporti, priorità del nostro Green Deal, ma poi ovviamente l'economia circolare, l'ecodesign, l'efficienza dei processi, il riutilizzo, materie prime e seconde, nei settori portanti, tessile, RAE, batterie, packaging, plastica, cartone, carta, alluminio, metalli, costruzioni, ma anche l'industria che processa la biomassa, e quindi l'industria alimentare, legno, carta, bioraffinerie integrate, bioenergie. Quest'anno abbiamo, come ha detto la dottoressa Stolfi, delle specificità, dei focus, ogni anno mettiamo avanti qualcosa, c'è tutto ma qualcosa di più del resto, il tessile è uno degli ambiti, dove faremo dei workshop, degli approfondimenti, delle riunioni dedicate, chiuse tra gli esperti, per elaborare vie e strategie che vengono dal territorio e da chi è sul campo. L'ecodesign, il riciclo, il riuso, la riparazione, era qualcosa rimasto un po' indietro, quest'anno lo rafforziamo. Gli indicatori, abbiamo bisogno di misurare, abbiamo bisogno di rigore, dobbiamo misurare gli indicatori per monitorare appunto il carbon footprint, la circolarità. E poi il digitale che sta entrando nelle filiere, garantirà l'efficienza, la flessibilità che le filiere hanno bisogno per essere più efficienti e ridurre gli scarti, quindi avremo una presenza maggiore di aspetti di intelligenza artificiale, eccetera, in tutti gli eventi. Poi c'è l'altro blocco di eventi che è dedicato a rigenerare gli ecosistemi, la biodiversità, ciò che è stato impattato, tra virgolette, e continua ad esserlo, dalla prima parte. Dobbiamo lavorare di più lì per essere meno impattanti, ma dobbiamo ripristinare ciò che è compromesso e che è a rischio, e questo è importante perché abbiamo bisogno di continuare ad avere biomasse per fare tutto l'essenziale, dal cibo ad altro, e poi non dimentichiamo che questi ecosistemi fissano la CO2 e ci affiancano nel ridurre i problemi ambientali.
e sono responsabili della nostra salute. Un ambiente in salute è anche la nostra salute. One Health View è cruciale, quindi dobbiamo lavorarci. E qui abbiamo degli eventi dedicati alla prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e idrogeologici. Qui abbiamo Digital Twins, ci servono per prevenire e capire come meglio gestire gli eventi estremi, che sono sempre più frequenti purtroppo, non solo da noi, ma in generale lo sono. Poi bonifica e riqualificazione dei siti inquinati e dismessi, il consumo di suolo, ridurlo, ma soprattutto carbonio organico, il suolo sta perdendo carbonio organico, abbiamo un giorno intero dedicato a questo, le città verdi, circolari, salutari, ne ha già parlato la dottoressa Stolfi, e l'idrosfera, i mari e le acque interne, rimozione di plastiche, prevenzione dell'inquinamento nuovo da plastiche, ma anche pesticidi e antibiotici. L'agricoltura deve fare un passo in avanti importante qui, perché fa uso molto di questi composti. E poi la rigenerazione delle coste, dei porti, dello spazio marittimo, il riutilizzo delle acque reflue, la desalinizzazione delle acque di mare, sempre più indispensabile, come sapete, l'uso sostenibile delle risorse che vengono da questi ambienti, quindi pesca, acquacoltura, produzione di energia, turismo. E su questo quest'anno insistiamo molto, questa Blue Economy ha molti eventi, 6 di quelli che avremo sono internazionali, sono sul Mediterraneo, sulla quindi sponda anche sudafricana, e questi, sapete, sono priorità del G7 del signor Ministro, che è qui, del G7 che ho seguito accanto alla professoressa Bernini, anche lì abbiamo messo Restoration, Ocean e Mare, sono priorità del G20. Quest'anno abbiamo un G20 sulla bioeconomy che ha focalizzato la sua attenzione su tutte queste priorità. Poi naturalmente la gestione delle emergenze ambientali, le alluvioni, ne parlavo prima, il suolo, un altro spazio, le città, un altro spazio su cui insistiremo. Lo faremo con tutti questi eventi, sono tanti, si aggiungono poi gli altri voluti dalle associazioni, voluti dagli espositori, arriviamo ai 221 di cui parlava la dottoressa Stolfi, ma 65 circa sono di indirizzo, sono quelli che aiutano le industrie, i presenti, gli attori lì a capire dove sta tirando il vento e dove dobbiamo andare. E anche noi lo facciamo però appoggiando sul lavoro che fa Edoron, che è il nostro passato ministro, perché ci setta la scena su cui dobbiamo intervenire e complementando l'azione ed essere appunto di indirizzo, ma ancora una volta su basi, su evidenze. Grazie. Grazie a lei. Passando infatti la parola al Presidente Ronchi, ampliamo lo sguardo verso la cornice intorno a cui tutti questi ragionamenti si svolgono. Viviamo un momento di passaggio importante a livello di Unione Europea, stiamo già parlando di quello che chiamiamo il nuovo Green Deal, quindi vorremmo avere da lei un primo commento su come valuta questa prospettiva e come gli stati generali che si terranno a Ecomondo si connettono a questa cornice di cui siamo in attesa. Sì, gli stati generali sono della Green Economy, che si tengono nell'ambito di Ecomondo, sono alla 13ª edizione. E sono un appuntamento promosso dal Consiglio Nazionale della Green Economy, che è un consiglio fatto, adesso siamo arrivati circa 78 organizzazioni di imprese. La fondazione che io presiedo svolge il ruolo di segreteria organizzativa e di supporto tecnico al Consiglio Nazionale, e l'organizzazione dal 2013 viene fatta dal Consiglio l'impostazione, e abbiamo avuto e confermato sempre la presenza e la collaborazione col Ministero dell'Ambiente, poi su varie tematiche, poi si articola concretamente. E il tema quest'anno è l'economia di domani, un po' la green economy assume questa caratterizzazione di un'economia che guarda al futuro. Non è un settore, è l'economia di domani che dovrà essere decarbonizzata, circolare, e positiva nei confronti della natura. E in questa riflessione sull'economia di domani avremo appunto un focus sul Green Deal all'avvio della nuova legislatura europea. Come ogni grande cambiamento, anche il Green Deal fa discutere, come è evidente, no?
E come cerchiamo di affrontarlo noi? Insieme al Consiglio Nazionale della Green Economy stiamo preparando un documento, ancora non è definitivo perché c'è la sessione plenaria del Consiglio che dovrà approvarlo per poi presentarlo in apertura degli Stati Generali. Cerchiamo di affrontare il Green Deal su tematiche specifiche e concrete, incrociando le tematiche con lo stato della Green Economy italiana, in modo da, diciamo, rendere concreto, più concreto possibile, l'approccio. Quindi partiamo dalla decarbonizzazione, politiche climatiche, e qui le notizie sono buone perché l'anno scorso abbiamo avuto un taglio delle emissioni importanti che ci mette in traiettoria coi target sfidanti europei del taglio del 55% entro il 2030. E il tema del cambiamento climatico viene visto dal punto di vista delle imprese. Attenzione, perché i stati generali sono stati generali organizzati da organizzazioni di imprese. Apriremo questa riflessione su come le imprese vivono e partecipano alla sfida del cambiamento climatico con una indagine fatta da Assolombarda e Confindustrie della Lombardia con la Banca d'Italia l'anno scorso, molto approfondita, che dà un po' il taglio di come la parte più avanzata dell'impresa italiana affronterà la sfida climatica. Sul secondo tema c'è il tema dell'efficienza e risparmio energetico, consumi di energia, tema importante per la sfida climatica evidentemente, ma anche per la competitività del sistema paese. Abbiamo visto quanto le tematiche dell'energia con la crisi avviata dall'invasione, dal tentativo di invasione russo dell'Ucraina, quanto il tema è diventato di estrema attualità. Quindi costi e sicurezza degli approvvigionamenti insieme alle politiche climatiche. E direi che lì abbiamo segni positivi e problemi aperti. Positivi c'è una maggiore efficienza della produzione industriale, questo è un trend abbastanza consolidato. Luci e ombre nei consumi del settore civile e il solito segnale dei trasporti. I trasporti abbiamo difficoltà a ridurre i consumi di energia e anche le emissioni, anzi rimane piuttosto. E ovviamente lì poi quando parlerò della mobilità c'è il tema dell'elettrificazione che, come sapete, non sta andando bene in Italia in particolare. E sul il tema delle rinnovabili c'è un buon trend. In Italia l'anno scorso abbiamo raddoppiato l'aumento dei gigawatt installati a 6, però col trend rispetto al target europeo, che è sfidante, il target, chiamiamo uno dei target più importanti del Green Deal, dovremmo arrivare a 10-11 gigawatt. Quest'anno ancora miglioriamo il livello dell'anno scorso. Abbiamo ovviamente dei temi che verranno discussi di come mantenere quest'onda e anzi aumentarla un po' di più nel contesto mondiale che è del boom delle rinnovabili. Le rinnovabili a livello mondiale stanno avendo delle crescite impressionanti e le previsioni che fa l'Agenzia Internazionale del prossimi 5 anni poi è di triplicare questo trend pazzesco di crescita, quindi bisogna stare in quest'onda. E sulla mobilità ho già anticipato il tema, noi lo affrontiamo con le imprese più o meno interessate al settore in vari modi, come te sotto il cappello della strategia della mobilità intelligente e sostenibile. In modo quindi complessivo e organico abbiamo dei problemi sia industriali che di gestione della mobilità urbana e del trasporto di merci. E abbiamo un eccesso di numero di auto in Italia, come sapete, oltre 600 ogni 1000, insomma, è un livello, solo Lussemburgo, che vale 2 quartieri di Roma, ci sta pochino sopra, è troppo alto. Questo comporta congestione e costi. C'è un problema di difficoltà del settore industriale e c'è un problema di difficoltà di procedere sulla strada dell'elettrificazione. Lì c'è un dibattito in corso, come sapete, penso che questa strada non ce n'è un'altra,
perché ormai è avviata su scala globale. Anzi, dobbiamo stare attenti che la Cina non ci mangi in testa, perché il 38% delle auto nuove vendute in Cina è elettrico, cioè stanno veramente facendo delle corse. Stanno riprendendo bene anche gli americani. In Europa noi abbiamo diverse velocità, mediamente non è una velocità adeguata, c'è il tema del costo troppo alto delle auto elettriche, che è un tema rilevante, e dei pochi punti di ricarica, relativamente pochi rispetto a un programma di grande. Insomma, cerchiamo di discutere e approfondire queste tematiche. Non chiudo tutto perché i temi, come capite, sono complessi, il tempo a disposizione è limitato. Concludo solo sul tema agricoltura e natura. Lì sul Green Deal è dove abbiamo avuto le maggiori difficoltà. Fate conto che sugli obiettivi di Farm to Fork, che è lo schema di riferimento del Green Deal europeo, su 31 obiettivi se ne abbiamo portati avanti la metà, è una versione ottimistica. Lì abbiamo le organizzazioni dell'agricoltura dentro il Consiglio nazionale, c'è stata un po' una rottura con questo mondo sul percorso del Green Deal, di riallacciare, di riaprire il dibattito, e vedo che sul biologico, per esempio, col target del 25% rispetto al 19%, c'è un'intenzione positiva, c'è un favore. E su l'impegno climatico, valorizzando anche il ruolo dell'agricoltura rispetto al cambiamento climatico, ci sono canali di riapertura di un confronto, di riprendere una collaborazione e un'iniziativa anche con questo mondo dell'agricoltura. Chiudendo su due temi, uno è il Clean Industrial Deal, che è questa idea di fare la fase della nuova legislatura europea con un maggior impegno, un maggior coinvolgimento dell'industria. Ancora l'articolazione di questa strategia non è ben chiara, però noi la stiamo sostenendo e incoraggiando, rappresentando un po' la posizione del Consiglio nazionale Green Economy. E l'altro è quello dei finanziamenti europei alle politiche di transizione del Green Deal. Abbiamo alle spalle, fra l'altro, due italiani, Letta e Draghi, che hanno fatto Letta soprattutto sull'impegno in Europa del risparmio europeo, questa che buona parte del risparmio europeo si è investita fuori dall'Europa perché non abbiamo la capacità di indirizzarlo in maniera adeguata sui temi della transizione ecologica e digitale, ma anche e l'altro il tema che è non si può abbandonare il Next Generation, cioè noi abbiamo fatto, credo come Europa, un buon lavoro di Green Deal con il Next Generation EU, e finito il Next Generation ci vuole un impegno equivalente finanziato con gli strumenti del debito comune europeo, come propone Draghi, e lì le imprese, le organizzazioni delle imprese del Green Deal, della Green Economy italiana sono molto favorevoli a che ci sia una spinta europea in questa direzione, altrimenti la transizione diventa più complicata, ecco, obiettivamente. E ci sono poi sessioni tematiche, oltre a questa che è un po' il taglio dell'apertura degli Stati Generali, come sempre c'è la sessione internazionale perché partecipiamo a questa maggiore internazionalizzazione di Ecomondo. La sessione internazionale sarà dedicata ai governi e alle imprese di fronte alla crisi climatica, e sempre qui abbiamo uno scambio Stati Uniti, Europa, Cina, quest'anno aggiungiamo anche l'India perché sono i partner più importanti di questa riflessione sulle sfide della crisi climatica su scala globale, e poi alcune sessioni tematiche che riguardano un po' i temi tradizionali, anche qui cerchiamo di, non ho il tempo per esporle, comunque sono sette sessioni tematiche che si inquadrano dentro le cose che venivano prima dette, più o meno i temi sono quelli, no? Clima, energia, economia circolare, città, acqua, anche per noi molto importante quest'anno, capitale naturale e provvedimenti per la Restoration Law, insomma per l'attuazione della Restoration Law, che completano un po' il quadro degli approfondimenti dell'edizione di quest'anno degli Stati Generali della Green Economy.
Grazie Presidente Ronchi, tantissimi temi. Prego, dottor Peraboni. Solo un saluto ai due parlamentari del territorio che sono presenti, Andrea Agnassi e Jacopo Morrone, che tra l'altro è il Presidente della Commissione Ecomafia. Quindi. E poi un ringraziamento, non l'ho fatto prima, al Ministro, perché abbiamo spesso ministri che partecipano alle nostre manifestazioni e conferenze stampa. In realtà quello di oggi è la fase più apparente dell'impegno del Ministro, perché nella preparazione di Ecomondo, che dura 12 mesi, con lo staff del Ministro abbiamo un'interlocuzione continua, quasi quotidiana, proprio perché cerchiamo anche di tarare i contenuti della manifestazione sulle esigenze che poi sono rappresentate anche a livello governativo, sulle esigenze che sono quelle proprio del Paese, oltre che quelle di natura scientifica. Quindi grazie alla presenza dei parlamentari e grazie al Ministro per questi 12 mesi di accompagnamento alla manifestazione. E lo ringraziamo anche per qualche parola che vorrà adesso condividere di suo commento e conclusione. Grazie. No, grazie veramente innanzitutto per il saluto, per così complimentarmi per questa 27esima edizione, però diciamo con una versione nuova, perché era completa, e la dimostrazione della scelta corretta è stato il fatto che a un certo punto ha dovuto sdoppiarsi l'iniziativa, perché chi viaggia ormai su un altro binario, enorme binario, che è quello del fronte più prettamente energetico, Edo prima citava i vari temi, e sui vari temi a questo punto davvero c'è il punto d'unione, che rispetto alla fase d'origine oggi ha il punto d'unione nel cambiamento climatico, in quelle che sono le azioni che noi dobbiamo svolgere su un modello di società completamente diverso. Quindi io l'accenno e l'accento che è stato fatto da Alessandra al fatto culturale è uno dei primi messaggi che davvero si intende dare, ed è credo un fatto di missione, di impegno, ecco, non vorrei che noi abbiamo, proprio perché anche il professore prima ha messo l'accento sul fatto di divulgare quello che è il messaggio di un modello di società al quale noi dobbiamo tendere e competere in un percorso che ci vede su un paese che ha una biodiversità eccezionale e quindi che è anche un modello, siamo una start-up, a livello mondiale possiamo considerarci una start-up di quello che è la biodiversità, il cambiamento climatico, sul quale si risente più di altri paesi perché siamo immersi in mezzo al Mediterraneo, e naturalmente l'inquinamento, che è la parte più negativa di tutto il sistema. E questo vuol dire naturalmente l'attenzione su tutti i vari filoni d'azione, che possono essere da un lato un grande filone che riguarda l'energia, perché la decarbonizzazione è il filone fondamentale, e sulla decarbonizzazione giustamente, permettetemi di dire, è una sfida che non dobbiamo portare avanti non solo parole ma con atti, con comportamenti, perché è molto facile. Guardate, noi stiamo crescendo sulle rinnovabili, io spero gli ultimi dati dati ad agosto eravamo a quasi 4 gigawatt, che quindi fanno ben sperare per la chiusura dell'anno. Ci sono istanze per molti gigawatt, anche se una parte sono la moltiplicazione della stessa istanza, quindi questo mettono a dura prova anche le strutture dei ministeri nel fare le valutazioni e le corrette scelte. E peraltro io non mi vergogno di dire, man mano anche sulle scelte dobbiamo avere anche la forza e la capacità di dire mi sono sbagliato e lo correggo, l'impostazione. Non abbiamo il dato di verità nel modo più assoluto, ma noi dobbiamo perseguire quelli che sono i grandi obiettivi che devono permetterci di raggiungere gli obiettivi del PNIEC al 2030 e poi accompagnare lo scenario del 2050, che significa arrivare ad avere 80 gigawatt di rinnovabili in più, tenendo presente che sul fronte dell'energia tutti gli analisti mondiali ci danno un raddoppio al 2050 circa. Noi nel PNIEC, guardo la Salvemini, 680 abbiamo messo,
in realtà quando dico energia è qualcosa di molto più ampio, perché potremmo ragionare su 1800 terawatt, ma se parliamo di energia elettrica noi ne abbiamo 300, la previsione al 2050 nel PNIEC, quindi mi sono letto tutto nei particolari, questo lo dico per dimostrare che ho letto tutto il malopone, anche il finito di stampare, e naturalmente e questo perché? Pensate quello che sarà il consumo dell'intelligenza artificiale. Già adesso, se seguite seguendo l'agenzia, un'agenzia di ieri parla che Google sta addirittura comprando i reattori nucleari, nella prospettiva di quella che sarà la domanda di energia. Negli incontri della settimana scorsa, il Presidente del Consiglio con player internazionali importanti del settore, la manifestazione è stata: noi vogliamo investire in Europa, siamo disposti ad investire in Italia, dobbiamo avere un luogo che abbia una rete elettrica di quelle robuste. Ce l'avete? Un posto che ci sia l'acqua di fianco. Queste sono le valutazioni che ci permettono del quale noi dobbiamo tenere conto come legislatori, ma come sistema, perché è vero, la costruzione è stata, e mi fa piacere, grazie alla struttura, che non è a me, ma alla struttura del Ministero che ha lavorato a fianco e che sente come proprio Ecomondo, ma questo significa che non è il lavoro di alcuni, non è l'azione di alcuni, ma è un insieme di conoscenze. Ed Ecomondo, davvero, guardate, è una somma di tante conoscenze, con start-up, innovazione, copiature, perché in questa enorme fiera c'è sempre l'opportunità per un'impresa di copiare il concorrente e quindi fare un salto di qualità in più. Questa è la sfida che noi abbiamo come modello. Guardate, noi nel nostro modello, noi l'abbiamo dimostrato sulla direttiva imballaggi, abbiamo dei modelli e credo che Ecomondo non sia neutra rispetto a questo, anzi è stato il luogo di incontro, di innovazione, di stimolo a quello che è l'industria del riciclo del nostro paese. E questa industria del riciclo è quella che ha permesso di dimostrare agli altri 26, che subito sembrava che fosse un 20, perdi 26-1 e vattene a casa, e poi invece ribaltare quella che era l'iniziativa in quel momento della Commissione. Io è una delle poche volte dove mi sono dato perdente subito. Devo dire, ho telefonato a Roma dicendo: qui perdo, arrivo a casa suonato e non so cosa fare sulla direttiva imballaggi. E invece poi è andata diversamente, con una trattativa di un anno, ma grazie a cosa? Grazie alle tecnologie che man mano sono cresciute su questi confronti, grazie alla capacità, alle nuove start-up, alla ricerca. Ecomondo è un insieme di queste cose, quindi quando si parla di innovazione, di circolare, di scientifico, adesso la partita del tessile, signori, sono 100 miliardi di pezzi all'anno, il tessile, 100 miliardi di pezzi che portano una dispersione enorme, che determina un salto di qualità nel consumo, perché il primo salto di qualità lo dobbiamo fare nel consumo, nel capire cos'è la differenza, e poi naturalmente nella combinazione della gestione della sfida, dove si incrociano interessi diversi, perché l'interesse del sistema produttivo, del fashion è diverso dall'interesse ai comuni. I comuni interessa far cassa e far la raccolta, gli altri. Quindi, come vedete, tutta una serie di azioni importanti e rilevanti che a noi servono proprio anche come contributo, per poi tradurlo in quelle che sono anche i grandi accordi internazionali. Cioè, l'Alleanza per l'Acqua è nata dal G7, per la prima volta si è parlato di acqua nell'ambito del G7, con un impegno da parte dei sette paesi di portarlo come tema su COP29. Dicevo ad Alessandra prima che ha avuto la difficoltà a dover dire no
per i vari eventi, a quelli che nel ridurre il numero degli eventi. Lo stesso problema l'abbiamo avuto noi per l'accredito a COP29, dove abbiamo ricevuto più del doppio delle istanze per fare eventi, dove là dove era possibile si è potuto dire mettetevi assieme, cioè tutti quelli pettinati come me, come Edo, come lui e come Fluttero, mettetevi insieme in questo modo. Cioè, si è cercato di fare quella che è moral suasion, ma questo significa che siamo un paese che ha tutte le capacità, l'intelligenza, le condizioni, il sistema produttivo in grado di dare un contributo. E far incontrare tutti in qualcosa come Ecomondo è anche il meccanismo per fare sempre uno scalino in più. Questo è il mio, vuole essere solo un saluto davvero, grazie, grazie di tutto. Grazie signor Ministro, grazie a voi tutti. Nel salutarci vi rinnoviamo con un video l'appuntamento a Ecomondo a Rimini dal 5 all'8 novembre. Grazie a tutti e buona giornata.